Con Laura Girelli, direttrice della RSA Anna Maria di Ivrea, alla quale diamo il benvenuto. Vogliamo trattare un tema delicato che è quello della situazione nelle RSA. Abbiamo visto, insomma, questa nuova possibilità con la stanza degli abbracci. Ma io subito voglio, nel ringraziarla per essere qua con noi, chiederle qual è la situazione e quanto è importante, un contatto, ecco, ritrovare i propri cari. Buongiorno a tutti e vi ringrazio io per questa possibilità. Allora, sicuramente il contatto è fondamentale per i nostri ospiti. Arriviamo da praticamente un anno in cui i nostri anziani non hanno potuto vedere più i loro parenti e per loro è importantissimo, più di una medicina. E quindi la nostra azienda ha voluto darci questa possibilità con l'acquisto di questa tenda degli abbracci, e dove i nostri ospiti finalmente potranno toccare di nuovo i loro cari, figli, nipoti, tutti. In questi mesi in cui i parenti non sono potuti entrare, abbiamo tenuto i contatti con i telefoni, con i tablet, tramite videochiamate, ma non è la stessa cosa. Poi, ancora di più per i nostri anziani, per i quali è difficile già solo l'utilizzo di un telefono normale, figurarsi vedere il proprio parente dall'altra parte del video. Loro, la maggior parte, non riescono a capire che cosa sta succedendo. Quindi vederli veri, proprio davanti a loro, è tutta un'altra cosa. Quanta gioia ha visto in queste ore, nella quale, insomma, si è diffusa la notizia e questa nuova possibilità? I nostri ospiti sono contentissimi, gli abbiamo fatto una sorpresa in realtà perché non avevamo detto niente a nessuno, li abbiamo fatti affacciare alle finestre, hanno visto questa roba gigante che si gonfiava sotto di loro e quindi sono molto contenti. In questi giorni abbiamo ricevuto tantissime telefonate per prendere appuntamento, abbiamo deciso 3 giorni a settimana in cui riusciamo ad accontentare tutti quanti. Noi oggi contiamo 52 ospiti, per cui almeno una volta alla settimana tutti riescono a vedere i propri figli, che a volte ci siamo dovuti sostituire ai parenti. E quindi questa è la cosa più grande che abbiamo imparato. Già prima i nostri ospiti venivano al primo posto, ma adesso ancora di più, perché appunto io mi sento un po' la nipote o figlia, in base all'età dei nostri ospiti, di tutti quanti loro. La nostra struttura è stata molto fortunata perché sì, si tratta di molta attenzione, tutto, ma anche di fortuna, e non abbiamo mai avuto casi positivi. Questo è grazie anche all'azienda che abbiamo dietro, che è la CM Service, che comunque fin da subito ci ha dato indicazioni corrette su come muoversi, ci ha fornito di tutti quei dispositivi di protezione necessari, anche quando era molto difficile trovarli. Abbiamo trovato questa soluzione che ci permette di poter riabbracciare i propri cari con una struttura esterna, quindi collegata direttamente dalla parte esterna, quindi non entra nessuno nell'RSA e quindi c'è questa possibilità, con tutte le dovute precauzioni, di poter riabbracciare le persone care.